Ladybug? Ma sei tu? Ma cosa ti è successo? Dovresti essere un supereroe, perché sei malvagia? Con gli occhi rossi, perché? Perché ci fai questo? Perché hai cercato di uccidere Anna mentre camminava nel tuo castello? È tutto troppo strano, ci deve essere qualcuno che sta manipolando i supereroi. Non vorrei allarmarvi, però dietro questa porta ho sentito un rumore metallico e mi sa che c'è qualcuno. Che genere di rumore? Eccolo, eccolo, c'è un robot! Cos'è? Oddio, che accidenti è quel coso? Ma cos'è? Ma è un animatronics? No, non è un animatronics, non credo! Non l'ho mai visto! Porca, ma cos'è, ben mortale? L'ho ammazzato! Senti, stai bene? Distruggere, dice! Distruggere, dice! Secondo me questo è malvagio, anzi sicuramente lo è, ok? Che gli ho sparato io, però era pronto a rispondere! Ma l'hai creato tu, è un robot! Ma ti pare? Io non mi metto a toccare nulla! Ma che ci faceva qua dentro, scusami! Non lo so, quella è la cassa dello storage, delle cose che recuperiamo, dei pezzi, delle parti di ricambio. C'era qualcosa in magazzino che poteva essere importante? Sì, ci sono un sacco di cose, tutte le cose che troviamo e non sappiamo che cosa sono le mettiamo lì. Hai controllato se c'erano? No, al momento non ho controllato niente, dobbiamo vedere il mostro di oggi, quindi ho detto lasciamo stare. A proposito, portami dov'è il mostro di oggi, no? Ok, corri, iniziamo a correre, è qua in fondo, vieni, tieni le torce in mano. Sì, ma mi raccomando. Ma è molto lontano stavolta? No, no, tranquillo, è qua vicino. Quando è che è nato il momento in cui sei tu a ricordare a me di mettere le torce in mano? Scusa. Scusa, è perché me lo ricordo anche da solo quando lo dico, per questo. Ah. Evidentemente deve essere successo qualcosa mentre era da solo, sennò non se lo ricorderebbe. Ma è sempre pieno quando sono da solo, più che altro. Lo so, anche io quando vado in giro da solo incontro sempre il peggio, perché a loro piace di più attaccare le persone da sole, e con loro ovviamente intendo tutti i mostri che decorano questo mondo. Siamo già arrivati? Siamo arrivati, sì, è qua. Allora, sotto c'è un bel po' di sangue, una bella pozza non da nulla, e anche dei blocchi, quelli viola e neri, quelli sono indice di errore. Guardali. Sì, vuol dire che c'è qualcosa che non sta andando per il verso giusto, qualche errore. Io ho già piazzato il portale di uscita, eh. Brava. Scendo, tanto ho già buttato, c'è un po' di un sacco di blocchi di errore qua sotto, ragazzi, a me inquieta un sacco. Possiamo scendere? Sì, sì, potete scendere. Io non voglio che anche questo mondo vada a finire corrotto come il mondo precedente. Però sta iniziando, guarda qui. Appunto, cioè ce ne sono sempre di più. Secondo me veramente sta scadendo il tempo, non lo so, si sta espandendo. Spero di no, perché non voglio essere costretto a concludere un'altra volta questa serie che mi piace tanto e mi intriga così tanto perché finisce il mondo. Vabbè, non succederà, stai tranquillo. Allora, già inizio a ritrovare altri fogli di carta con sopra la faccia di questo mostro. Ancora? Sempre la stessa poi. Ricordiamoci che l'ultima volta abbiamo avuto la fortuna di vederlo in faccia dal vivo, però questa figura, questo disegno. Ed è scappato però, perché però è non abbiamo prima capito di noi. Se era effettivamente lui o era tipo un fantoccio. Io penso che fosse davvero lui e che lui, questa figura qui, si manifesta come fosse una specie di fantoccio, una sorta di finto uno umano. Uno spirito strano, che schifo. Qua sotto no, oh, raga, si vede! Porca miseria! Che posto è, Lion? Oh! Non ma ne ho idea! Sotto? Ma questo ma è brutto! Lo vedi laggiù? Oh, guarda! Oh, guarda. Oh, oh, cos'è? È Ladybug! Cos'è? È tipo un personaggio di un cartone animato, ma è buona! Molto buona! Non dovrebbe... Ma guarda la faccia, questa non è buona! No, questa non è buona per niente, però è lei, sono ma sicuro! Ma vola pure! Sì, in realtà non vola proprio, dovrebbe saltare in giro, credo, tipo un po' tipo Spider-Man, molto agile, però evidentemente qui riesce anche a volare... Attento che magari la fai uscire! Oh, questa entra! Abbiamo un problema! Cerchiamo di capire come muoverci, anche perché qui mi sembra che sono tutti edifici sospesi. Sì, su un mare di sangue, tra l'altro, e un mare di blocchi, quelli corrotti, vedete, quelli lì che vibrano di rosso. Escono dall'acqua, tipo, dal sangue. Sì, sì, e infatti sono rossi come il sangue, sembra una specie di sangue coagulato, per quanto fa schifo dirlo, però quello è che ma siamo il problema davanti. Adesso è come facciamo ad entrare se quella cosa vola? Ecco, questa è una bella domanda. Allora, possiamo fare che uno rimane vicino al vetro, tipo tu, Cico? Io, posso fare io, sì, esatto. Dobbiamo vedere chi è che segue. Come al solito, chi vuoi che segua? Guarda un po'. Guardati. Tanto per cambiare. Facciamo così, Anna. Io apro, tu mi apri la porta, io la prendo e cerchiamo di muoverci dentro, va bene? Va bene, proviamo a vedere se possiamo muoverci. Sei pronto? Ok. Attento però. Vai. Ok, apro. Vai, ok, ce l'ho già davanti. Ci stava proprio aspettando, la signorinella. Allora, se okay, io ora sto la mollo, entrando. Questa qui ci si lancia addosso. Lì c'è anche un cadavere di un altro personaggio. Io non riesco a vedere bene chi sia. Potrebbe essere Cat Noir, Anna. Io non sono espertissimo. Non lo so, io conosco vagamente questo personaggio. Però sì, dovrebbe essere lui. Che pure dovrebbe essere un altro eroe, non lo so. Ci buttiamo nel sangue? Io non so dove dobbiamo andare. No, pensi pazzo? Che dobbiamo buttarci? Guarda, aspetta, io vedo un posto qui. Ti ricordi che noi i posti qui entri nel mondo? Sì, sono sempre il muro nero. È lì davanti a te. È vero, lì a destra, lo vedi? Ok, calmi, ce la facciamo. Allora,
Prima di tutto bisogna liberarsi di questa. Io non so se io la mollo e ci facciamo... So come fare. Tipo parkour di corsa e la arriviamo mettiamo là. Qui, la mettiamo qua dentro. Ok, va bene, aspettami. Attenta, che c'è anche un cadavere. Vai, lì. Chiudila. Ok, aspetta. Però non è però, facile. Brava. È tutto aperto lì. Tappala sopra, Anna. Cerca di tapparla così? Sopra. Sì, perfetto. Così lei non può uscire. Dall'altro lato è aperto. È un po' aperto dall'altro lato. No, ma in teoria non dovrebbe passare perché sono solo due blocchi. E torce in mano. Questo disegno lo tolgo dalle mani perché a me ogni volta che lo vedo per sbaglio mi fa venire un infarto. Quindi, venite con me, Anna, Mi raccomando, vieni. Ok, stai attento. Non cadere, mamma mia. Quali sono anche i tentacoli? Guarda che mi sa che non è lì che dobbiamo andare. Fidati, fidati, è lì, ce lo sentiamo. Tentacoli li vedo, quelli vengono dritti da queste pozze di sangue. Che le ricordo io, Queste sono un SCP. Venite, attenta. Ok, attenta, fai piano, stai attenta, attento. Attenta, aspetta, ti faccio... un ponte così non casca. Lion, guarda che secondo me dobbiamo andare lì a destra. Vieni, vieni, vieni. Ma ci arrivate da lì, mi sa. Okay. È vero, c'è il percorso. Ma vuoi toccare quella roba? Eh sì, per forza, vieni, vieni, Per una volta almeno, dai. Piano. Piano. Piano, io per un attimo ho sentito un suono, non so cosa fosse. Chico, lei è ancora bloccata lì dentro, vero? Sì, sì, lì è fermissima. Ok, perfetto, Anna, seguimi. Ci siamo, Ok, sono dietro di te, ci sono. Ok, allora, sempre con le torce. Non è la prima volta che io mi vado a infilare in questi buchi bui. E infatti lo vado a fare di nuovo. Ci entro dentro. Stai attento, mi raccomando. Ok, io sono. Aspetta un secondo, Anna, fammi vedere se è tutto a posto qua dentro, perché... c'è un po' di sangue in giro, come al solito. Non c'è però. Nessuno, vero? Mi pare di no. Sembra essere tutto tranquillo, Anna, puoi entrare. Tu, Chico, guarda pure. Tanto gli occhiali ce li ho già, quindi puoi vedere dal tablet. Però ho visto già qualcosa di strano. Cos'è lì davanti al muro? Allora, ci sono due cartelli. Uno che dice verso la morte, quindi a sinistra si va alla morte. E a destra si va alla vita. E allora andiamo a destra, no? Ovviamente. È di brutto la vita. Anche perché lì alla morte c'è pure lei. No, ma c'è lei! Non alzarci per niente, no, non seguirla. Direi che non ci abbiamo decisamente scelta. No, infatti andiamo verso di qua, per favore, per una volta. Però c'è un nome qui, vedi? Sul cartello, in mezzo a dei caratteri che vibrano, un po' come vibrano quei blocchi rossi e neri. E c'è scritto... Ma tipo c'è scritto Labin? Labin, Labin, non so, magari è il nome di quel mostro dei disegni. Esatto! Potrebbe. Quello dei disegni, può essere, va, infatti. Attenzione però, non voglio... Lion, si è chiuso dietro di te! Ok, è anche spuntato un nome, cioè una scritta. Dio trova sempre una via, ti dà sempre una via. Basta che non sia la via della morte. Ma te l'ha appena chiusa, però. Lion, posso rompere? Secondo me assolutamente sì, Anna. Perché io da solo qua dentro non ci voglio rimanere. Ho trovato... Ok, sto entrando. Ancora altri di questi disegni. Ormai ne ho uno stack intero. Di più di così, sinceramente, non penso di volerne. Ormai anche inizio ad averne anch'io nell'inventario. Sta cosa mi sta iniziando a disturbare parecchio. Tieni sempre le torce. Certo, non ti preoccupare. Che cavolo, c'era una specie di lupo. Oh, cosa c'è? Dove? Cosa c'è? Non lo so, per un attimo ho visto lei, ho visto una cosa... cosa bruttissima che spariva, non lo so. Non vedo più niente, raga, non vedo più niente. Eh sì, perché io sono accecato, ma passa subito, Sono pochi secondi, 3 secondi. Io prima di venire accecato ho visto una specie di faccia, tipo, era lì e non c'è più. Era lì davanti. Esatto, era tipo anch'io. Bianco, io l'ho visto per un attimo prima che sparisse. Sembrava tipo un lupo. Era tipo bianco con i denti lunghissimi, non lo so cos'era. Sì, sì, tipo un lupo mannaro. C'è una motosega qua dentro, io ne ho già una, quindi te la do a te, Anna, è un'arma discreta, al massimo. Ok, va bene, se può tornare utile, ben venga. Ma al massimo ci ricorderà di andare a vedere nella stanza delle cose da conservare, ecco. C'è una leva qui sotto, forse apre un passaggio. Ce la fai a tirarla? Sì. Prova. Ha aperto la porta. Lion! C'è di nuovo lei! Oddio! C'è di nuovo lei! Anna! Dove siete? Lion, sto precipitando! Oh, che cos'è successo? Lion, ma stai bene? Dove sei? Non vedo assolutamente niente io. Vedo un muro. Vedo te, Anna. Siamo vicini ora. Sì, siamo qui. Io credo che siamo tipo dentro l'acqua, perché pure io non vedo niente. Acqua non credo che sia. Penso che sia sangue, però... è più che sangue, infatti. Fammi rosso. Mettere un attimo la maschera. Ok. Vedo di nuovo adesso. Allora, io per un attimo ho visto, mi sembrava che stessimo cadendo dall'alto. Mi sono trovato proprio... Sì, anch'io ho visto tipo un posto stranissimo, sì. Siamo caduti, ho quasi sfiorato il pavimento, esatto. Poi siamo finiti qui. Sembrava e non vedevo di stare per morire, io pensavo di star per morire lì, infatti... Per un attimo non ho neanche parlato perché ho detto qua è finita, sono morto, chissà come riprendo le cose. Ma adesso state bene, vero? Non c'è nessuno all'intorno. Guardate non c'è intorno. Nessuno, però siamo tornati indietro. Non siamo più nella zona della vita, ma ci ha riportato indietro, nella parte nella via della morte. Quindi noi dobbiamo andare nella via della morte adesso. Quindi dobbiamo andarci per forza. Era abbastanza prevedibile, la via della vita non esiste qua. Ok, allora belli svegli. Anna, bella sveglia. Chico, tu sei dormiente. Sono iper sveglia. Assolutamente male. Assolutamente malissimo. Sveglia, porca miseria, perché non c'è da dormire qua dentro, capito? Là, là sopra c'è un altro cartello con il nome Labin.
Forse è il nome di quel mostro, io sono convinto. È ripetuto ovunque. Abbiamo la sua faccia disegnata, abbiamo visto la sua faccia davvero. E adesso abbiamo anche il suo nome, Labin. Mi piace come nome, mi ricorda un mostro. A me no, per niente. Sembra tipo orrendo. Il nome di un demone. Attenzione. Stavo volando su. Oh mio Dio. Ci sta guardando. Però non è così aggressiva, Ladybug. Guardala. Tutta lì, come proprio un insetto. No, è sempre un mostro, dai, lo ricordo. Sì. Non la sottovalutare, che non possiamo mai sapere cosa possa fare, ok? Attenzione che è pieno di sangue in terra, dobbiamo stare belli in guardia. Mi raccomando, venite con me. Ok, stai attento. Occhio. Quando vai avanti. Ma le porte sono più pericolose, poi chissà cosa c'è dietro. Mi ha dato una brutta lentezza, però per fortuna anch'io non riesco quasi a muovermi. Io me la sono tolta con la maschera, Anna. Hai fatto bene, bravo. Me la sono tolta anch'io, altrimenti non riesco a seguirti. Ma lei è infida, apposta ci sta cercando di... ci sta cercando di fare quasi impazzire. E qui dentro... delle elitre con dei numeri lunghissimi dietro. Cosa vuol dire? Perché elitra? Penserei che sono dei codici, però sono talmente lunghi che mi sembra impossibile anche che siano dei codici. Prendine una, Anna, Va bene, ne prendo una. Ti dico anche indossala, perché non si può mai sapere. Metti che... Ok, tolgo il giubbottino, sei sicuro? Sì, secondo me sì. Perché lei vola. Non è che magari dobbiamo volare anche noi. Magari ci troviamo a cadere un'altra Probabilmente volta. Probabilmente c'è qualche posto dove è necessario volare, altrimenti lei non volerebbe di continuo. Esatto. Questa porta è chiusa. Sei bloccato? Anche c'è una questa. Cassa qua sopra. Ragazzi, siamo bloccati e io non vedo non nulla. Non vedo niente di nuovo. Non vedo niente di nuovo, stai attento. È buio. Ragazzi, cosa sta... Lion, che non sta lo so. Succedendo? Oh, adesso vedo di nuovo però. Vedo di nuovo. Va tutto bene. Va tutto bene. Ma non è cambiato niente. Ma c'è aperto questa cassa qua sopra? No, questa, ma mi sa che non c'era. C'è un'altra croce. Anna, io ce l'ho già una croce di legno. Prendila. Ma la prendo io? Ma addirittura c'è bisogno di una croce di legno per Ladybug. Mi sembra un po' eccessivo. Lion è laggiù. La vedo. Allora, mi sa che ma lì era chiuso prima. Mi sa che dovremmo tenere in mano la croce, però è un po' difficile. La prendo io, Come fai? Brava, perché io ho tutto l'inventario. Ok, vai, ci sto. Vai, scacciala. Mamma mia! Ce l'abbiamo, teniamola in mano, Anna. La teniamo. Ok, io non ho idea di che cosa sia successo. È stato troppo veloce. Non sto capendo più niente. Però laggiù era bloccato. Invece adesso è aperto e c'è una leva a terra. La vedo la leva. Fermati, non andare, ok? No, sono immobile col cavolo che mi muovo. Però se noi non possiamo aprire nessuna porta, l'unica strada è quella, effettivamente. Ma non mi sembra invitante. C'è sangue, pietra insanguinata. Sembra tipo un corridoio nero. Lo vedi in fondo? Non mi piace. Lei era lì, mi pare. Perché sì, è uscita da lì. Lei è uscita da lì. Ok, facciamo così. Vado avanti io. Tengo la croce in mano, sperando che lei non mi venga a rompere le palle. Anche Netherrack qui. C'è una leva. Non mi piace. Tirando la leva non succede niente. Aspetta, vado a vedere se per caso qua le porte sono cambiate. Oh, ma fai una cosa, scusa. C'è la leva, rubala, no? Rompila, esatto. Ok, prendo la leva e me la porto indietro. Dobbiamo decidere. Sperando funzioni, però. C'abbiamo un paio di stanze. C'è questa grande doppia porta qui, oppure la porta singola dall'altra parte. Quella con sangue non c'è andare per niente. Stai scherzando? Dici di evitare quella? Ma sì. No, guarda che sangue c'è anche fuori dalla porta. Figurati dentro. Va bene, allora apriamo quest'altra. Anche se anche qui, insomma, non è che la situazione sia meglio. È pieno di sangue, pieno di screzi sul muro, di teste addirittura. Aspetta, ma questo Mamma posto... mia, ma è orribile sto posto. Eccola di nuovo, attenta. Attenta, non ti far colpire, Sembra che non è che sia intrappolata, però allo stesso tempo non sembra neanche completamente libera. Sembra che lei sia quasi costretta a restare sul soffitto. Esatto, è come se fosse bloccata in questo posto, così come lo siamo adesso noi. Vieni, cerchiamo di passarle accanto, magari evitando proprio di farci colpire. Tanto non vi sta attaccando, sembra innocua per ora. Per ma ora hai visto che sulle porte spesso c'è un numero? Io ho visto che sulle porte spesso c'è il sangue, altro che un numero. Vieni, c'è una leva qui però. Ok. Che è successo? Ho sentito qualcosa. Ho sentito un rumore anch'io. Forse si è aperta una porta. Ho sentito muoversi un bel po' di roba. Sì. Mi sa che siamo rimasti. No, non è cambiato niente. Pensavo che ci avesse bloccato dentro. E invece non è cambiato niente. No, sta accecando sempre. Sta accecando di brutto. Io non vedo più niente. Mi sono tolto la cecità, Ogni volta che lei me lo fa, io la frego così. Secondo me ci deve essere qualcosa qui. Infatti lì è come se
Ma ha rotto lei? No, mi sa che abbiamo aperto questo con la leva di prima e ha rivelato un passaggio. C'era qualcosa? C'era una leva, un'altra leva. Adesso possiamo scegliere di nuovo quale porta possiamo aprire. Ci sarebbe questa. Ci sarebbe questa qui con il codice della stanza 1. Esatto, e questi 6, hanno pure un blocco diverso vicino alla porta. E poi ci sarebbe quest'altra che però è sempre anonima, un'altra no, porta doppia. No, sangue mai, non aprirle mai. Ma anche non mi sembra che ce ne siano allora, delle se altre. Se escludiamo le porte insanguinate, effettivamente ne rimangono poche. Questa che ha il codice, secondo me, è la porta giusta. Proviamo ad entrare, vediamo stai che attento, succede. Stai attento, mi raccomando, non mi piace questo corridoio. Molto mamma mia, buio, infatti. Cerco Lion. Di tenere le torce, vieni, tranquilla. Un po' uno schifo, sto posto tutto pieno di sangue, non ma mi piace. Ma è enorme poi, guarda quante leve! Mm-hmm. Tante leve, bottoni, un'altra stanza. Sto posto... Ma lei non c'è, è quello che mi preoccupa. Mi sembra quasi di averlo già visto, lei c'è, sta qui, l'ho intravista un attimo io adesso. È scappata? Per terra... Guardate, c'è un'altra... Sembra una scritta, non sono sicuro. Sembra che ci che sia cos'è? Scritto... Non riesco a capire cosa c'è scritto. Mi piacerebbe se ci fosse scritto di nuovo Labin, però no, questa volta sembra che sia una... Tipo intelligenza artificiale. Yan, sembra. IA, cosa dicendo? IA. C'è scritto IA, Artificial è vero, Intelligence. È vero, IA. E poi forse un'altra I però. IAI, IAIT, IAIT può essere. Labin non credo, anche se... Scusa, e se invece fosse IRA? E cosa vuol dire IRA, Anna? Ira. Ira? Potrebbe essere, però... sì, è vero, perché questa è una R minuscola, sì, sì. E ira, ira, c'è scritto ira, quindi furia. Qualunque cosa ci sia qua dentro è arrabbiata. È di brutto, guarda come vola, siete impazzita, attaccate i muri. Sappiamo che cosa c'è qua dentro, si tratta di Ladybug, solo che effettivamente sembra un po' posseduta, se non è esagerato dirlo. Venite con attento! Me. Proviamo a cercare... È lì sopra. Allora, attenzione, mi sembra che qui ci sono tantissime strade. Alcune bloccate, alcune insanguinate, alcune con lei davanti. Sembra che ci siano tipo delle celle, alcune però sono sfondate. Però il problema è che solo una di queste porte, di questi percorsi è agibile. Ed è quello che passa sotto il braccio di un cadavere, Anna. Oh, wow. Dobbiamo passare davvero? Ma che schifo, no, dai. Sul muro c'è scritto, quella cosa è un demone. Quella cosa credo che alluda a Ladybug. Ed effettivamente sì, è un demone. Dalla faccia si capiva, è proprio un demone. Proviamo. Ci infiliamo, Anna, cosa dici? Ok, stai attento però, per carità, perché io non ne vedo neanche il fondo. Ok, vieni, prosegue, È l'unica strada, tutte le altre erano bloccate, quindi... Però procedi con cautela, stai attento ogni angolo. Porta dietro le sbarre, che effettivamente io lì ero intrigato e volevo andare. La vedo, è in fondo. Eccola là in fondo, e ci sono un sacco di porte. E lei si è spostata, fa sempre così, quando la vediamo, quando la guardiamo tutti, quando li guardiamo si spostano sempre, non gli però piace. Però non ti attacca spesso, è quello il fatto. Aspetta che prendiamo la sua anima, il suo token, vedrai poi come ci attacca. Poi vedrai lì come si arrabbia. Ok, proviamo ad andare, Anna, vieni con me. Ok, mi raccomando. Attenta! Attenta! Oh, urca, Anna, attenta. Meno male che avevamo l'elitra, mamma perché... Mamma mia! Mio Dio! Siamo è bene. È stato veramente spaventoso! Siamo mamma bene. Mia! Cos'è sta roba? Siamo atterrati tipo su una roba completamente grigio scuro nera. Sembra vuoto praticamente, sembrava void. Infatti ho pensato di morire per un attimo. Però vieni con me, perché qua ma sopra... dove siamo? Cadendo c'era una specie di stanza luminosa e secondo me stiamo andando nella direzione giusta. Anna? Oh! Dove sei adesso? Eccoti! Siamo ritornati sopra! Ma dall'altro lato! Lei pensava di ucciderci, vedi? Era un po' una trickster. Ha cercato di farci delle trappole, Ladybug, se per ucciderci. Se non fosse stato per l'elitra ci saremmo morti davvero. Meno male che l'abbiamo messa. Sono tentato di mettere il giubbotto antiproiettile adesso, però. Perché tu secondo dici me... che sei sicuro? No, può dici? Risuccedere però, Lion, stai attento. È vero, teniamo l'elitra. Teniamola, non si sa mai, tanto il giubbotto comunque non ci è mai servito a tanto. Mi sa che là in fondo potrebbe esserci la sua anima, perché vedo una cassa doppia. Però sto corridoio, guarda. Non mi piace, Lion, e se cadiamo di nuovo? È pieno di stanze ai lati, pieno di corridoi, accessori. La maggior parte sono bloccati, ma non tutti. E io penso che lei Lion! Potrebbe... Ai. È lì davanti. Ok, non vuole che arriviamo fino a quella cassa, naturalmente, perché dentro quindi lì... significa che ci siamo quasi? Secondo me sì, lì dentro c'è la sua anima. Ovviamente il mio fucile non funziona. Facciamo così, è Anna. È sempre scaldo. Allora, noi dobbiamo capire perché sto fucile si inceppa ogni volta che veniamo qui in questi posti. Infilati sempre nelle cose laterali, ok? Non farti colpire da lei. Ecco, Anna, te l'ho appena... Porca miseria, mi sono sposta solo per vedere. Te l'ho appena detto, Anna, ti devi svegliare. Lo so, hai ragione. Ecco, e non va bene così,
Ok, corri al lato, ecco. Vai, qui. Corri, corri. Oh, che ansia, mamma mia. Ok, Anna, tu stai facendo la cosa, ma insomma, sei capace. Lo so, voglio far passare prima te, altrimenti ci blocchiamo, no? Ho capito, ma sei un macigno, cosa facevi? La frittata facevi da 10 minuti. È probabile, vai, corri. Oh, lo so io quando devo andare. Tu pensa a te, invece, che ogni volta fai il disastro, ma insomma, è semplice, basta fare così. Prendere. Dai, il token. Spostati! 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 Ah! Fermati qui! No, okay. Stai muovendo! Ok, tranquilli, non muoio così in fretta, però. Adesso dobbiamo riuscire a tornare indietro, però la vedo abbastanza difficile. Proviamo. Ma è impossibile, anche perché c'è quella voragine, non possiamo passare. Proviamo a repentarla con la croce, Anna, magari se ne va. Ok, proviamoci, magari tutte e due funziona. Corriamo l'incontro con la croce, va bene? Ok, vai. Pronto? Vai. È sparita. Questa era proprio un demone, Aspetta, fermati. Vieni qui. Che c'è? Qua c'era un corridoio aperto. Lì noi non possiamo tornare indietro perché c'è quella voragine. Dici questo qui, Anna? Dici di infilarci esatto, qua? Esatto, è l'unica strada che possiamo fare. State attenti però, guarda, non promette bene. Guarda i muri. Cico, facciamo una prova. In teoria, da qui noi indietro non possiamo tornare. Possiamo provare a mettere il portale in terra e vediamo se... Sì, però, no, ok, trova una zona sicura però. Per sto labirinto no. Noi da questo labirinto mi sa che non possiamo in nessun modo uscire, È completamente... Dobbiamo trovare qualcosa, ci deve essere una stanza. Proviamo qui, proviamo a fermarci. Senti, qui. Senti, è un vicolo cieco, proviamo qui. Va bene, no? Ok, Cico. Ok, provaci, vado. Non so. Io ho messo il... No, non funziona. Ok, io adesso ho messo... Non funziona. Non sta andando. Ecco qui, lo sapevo. Abbiamo un bel problema. E come facciamo a tornare indietro? Non lo so.